L'amore non è uno strumento di comodità, è un processo di autoannullamento. Sei pronto in qualche modo a cadere a pezzi? Sai, innamorarsi significa che qualcosa di te deve cadere. Quindi dobbiamo capire questo. Se qualcosa di più grande di te deve accadere a te, ciò che hai fatto di te stesso, cioè la tua creazione, deve cadere a pezzi. Solo allora qualcosa della creazione del Creatore ti toccherà. Essere innamorati significa proprio questo, che non si tratta del tuo pensiero e della tua emozione. Una dimensione al di là di te è diventata una parte di te. Se matura diventa devozione. Se matura ulteriormente porta alla dissoluzione. Quindi possiamo benedire con questa possibilità che qualcosa di al di là di te ti accada. La vita è un fenomeno favoloso per chi sa cavalcarla. Chi sa cavalcare un'onda, puoi vedere quanto sia fantastica e favolosa. Chi non impara a cavalcarla verrà schiacciato da essa, minacciato da essa. Un bravo cavaliere d'onde, il suo sogno sarebbe uno tsunami. Quello che tutti pensano sia un grande pericolo, lui vorrebbe cavalcare quello. Quindi è solo una questione di abilità e competenza. Questo è ciò che riguarda la sadhana spirituale. La spiritualità non è una disabilità, è un potenziamento tremendo. Se fai il giusto lavoro con te stesso, puoi cavalcare qualsiasi onda della vita in qualsiasi forma essa venga. È il mio desiderio e la mia benedizione. Qualunque cosa la vita ti lanci, dovresti essere in grado di cavalcarla e conoscere la gioia di vivere, perché questo è un tempo limitato. La tua rabbia non è azione, è solo una reazione. In uno stato di reazione, sei naturalmente in uno stato di schiavitù. Dobbiamo capire questo. Quando qualcosa di diverso dal nucleo più profondo di te stesso determina ciò che fai e come sei, quella è schiavitù. Beh, la rabbia è un modo sicuro di essere schiavizzati, ma un sacco di gente pensa che la rabbia sia una sorta di potere. Sì, se hai degli asini intorno a te, potresti aver prodotto dei risultati con la rabbia, ma ci provi ogni giorno. Dopo un po', non ci sarà più nessuno intorno a te. Chi sei è interamente tua creazione. Quindi almeno il modo in cui sei dovrebbe essere di tuo gradimento. Se non sei nemmeno di tuo gradimento, perché il resto del mondo dovrebbe sopportarti? Questa è una cosa che devi fare. Questa è una responsabilità fondamentale. E questa è una cosa che meriti, che devi essere di tuo gradimento. Ciò significa che almeno quando sei solo stai bene. Poi ci occupiamo del mondo. Ci sono molte sfide. Ma almeno quando sei solo, devi essere un evento meraviglioso. Questa è una cosa che devi fare. Questo è ciò che significa processo spirituale, che ti sei fatto a tuo piacimento. Beh, alcune persone ti piaceranno, altre no. Ma se non sei di tuo gradimento, qual è il punto? Questo è ciò che significa karma, che la tua vita è tua creazione. Fai in modo che la tua vita sia piacevole nell'esperienza, per te stesso. Una volta che ciò accade, vedrai che in qualche modo sarai di gradimento a tutti. Ci saranno sempre delle persone che non gradiscono nulla. Va bene, è la loro libertà di farlo. Ma la cosa più importante è che stai accadendo nel modo in cui vuoi essere tu. Facciamolo accadere. Nell'ingegneria dell'io, ti sto dicendo, devi ingegnerizzare te stesso nel modo in cui vuoi. Altrimenti qual è il senso di vivere, no?